Allora, spostiamo, sì sì, faccio io, ma il Presidente... Gli operativi non si perdono mai danni. Allora, buongiorno a tutti, grazie al Presidente per la presentazione, e grazie a voi e a coloro che ci stanno seguendo in streaming per essere presenti qui, a coloro che ci seguiranno anche attraverso la lettura del nostro rapporto. Insomma, io devo dire che noi come sistema normalmente alla fine dell'anno si festeggia con i botti. I nostri botti tecnico-scientifici sono i rapporti che stiamo presentando appunto in questi ultimi giorni dell'anno. Abbiamo iniziato il 6 dicembre con il rapporto sulla stato dell'ambiente. Oggi parliamo di qualità dell'ambiente urbano, martedì chiuderemo con il rapporto sui rifiuti. A me piace molto sottolineare, prima di iniziare, sarò più breve degli anni precedenti, questo poi farò qualche considerazione finale, piace molto sottolineare due cose in apertura, anzi tre. La prima è la dimensione di sistema che ormai questo rapporto ha assunto. Questo è veramente un rapporto completo, perché è espressione di un sistema, e ci tornerò poi nella conclusione. E poi quello che diceva il Presidente di questo rapporto, ovviamente a parte il mio alluvione di dati, che sarà più concentrato, meno esteso degli anni precedenti, credo si possa cogliere in questo documento una dimensione non solo, se mi permettete, quantitativa o qualitativa rispetto ai dati e alle informazioni che presentiamo, ma esiste una dimensione educativa e comunicativa che non è assolutamente trascurabile. E quindi dicevo che per me è un'occasione particolarmente lieta, devo dire che sono anche un po' emozionato, perché come diceva il Presidente ci avviamo alla conclusione di un mandato, e quindi è probabile, poi nella vita mai dire mai, perché diciamo, ho sperimentato sulla mia pelle di quanto possano essere definitive alcune situazioni nate come transitorie o di breve tempo, però insomma sono alla fine anch'io di un percorso di presentazione, che poi è anche un percorso che abbiamo fatto insieme ai colleghi di elaborazione di questi prodotti. E come dicevo, questo è veramente un prodotto realizzato in totale sinergia a livello di sistema tra l'ISPRA, le agenzie regionali e le province autonome di Trento e Bolzano. E c'è un'altra caratteristica che già il Presidente ha menzionato e che volevo rimarcare, e che secondo me costituisce in generale un aspetto particolarmente qualificante dei nostri prodotti, e che va dalla ricchezza delle informazioni, ma soprattutto all'aggiornamento temporale, passatemi il termine, alla tempestività delle informazioni relative ad alcuni indicatori, in particolare quella sulla qualità dell'aria, che rappresentano poi i risultati che derivano dai monitoraggi che come sistema siamo riusciti ad effettuare, aggiornati al 13 dicembre, cioè praticamente all'altro ieri. E anche sul tema acque possiamo restituire al Paese informazioni armonizzate acquisite attraverso i monitoraggi e i controlli svolti da tutto il sistema. In particolare mi riferisco alla qualità delle acque, delle acque superficiali, sia per quanto riguarda lo stato chimico e lo stato ecologico, ai monitoraggi delle acque, sulle acque di balneazione relativi alla stagione appena conclusa, la stagione che si conclude solo formalmente, si conclude il 20 di settembre. Considerate che in alcune zone d'Italia, la regione da cui provengo io stesso da ragazzo facevo bagni fino a tutto ottobre inoltrato, quindi sono veramente dati recentissimi, così come i dati sui pesticidi nelle acque superficiali e sotterranee. Però per inquadrare il problema in termini generali, volevo un attimo contestualizzare alcune informazioni. Intanto rappresentare che abbiamo indagato 116 comuni capoluogo di provincia in questa edizione del rapporto, e in questa slide vogliamo, diciamo, definire, delineare, sintetizzare alcuni indicatori chiave. Intanto nella mappa che vi presentiamo si dà conto della grande eterogeneità delle superfici territoriali di competenza di questi comuni.
che è visualizzata attraverso l'estensione delle corrispondenti aree. Ma nel complesso parliamo di 116 comuni che rappresentano una superficie totale pari al 7% del territorio nazionale, ma il dato che mi preme rilevare è che in questo 7% di territorio, in questi 116 comuni indagati, vive e risiede quasi il 30% della popolazione nazionale, parliamo di circa 18 milioni di persone, che dà il senso di quanto la popolazione italiana si sia urbanizzata e di come le grandi città concentrino nei propri territori comunali la gran parte dei cittadini e della popolazione residente. Ed oltre a questo dato di superficie, nella mappa, che si legge forse male da qui, ma che poi potrete, diciamo, leggere con più attenzione acquisendo diciamo, il materiale, abbiamo voluto rappresentare la quota altimetrica, perché ci è parso importante in un paese geomorfologicamente così biodiverso come il nostro dare conto delle caratteristiche fisiche del campione che abbiamo indagato, e abbiamo registrato che 61 dei 116 comuni sono ubicati in aree a quota inferiore ai 100 metri sul livello del mare, soprattutto sulle coste e nella pianura padana, mentre i restanti 55 si attestano a una quota superiore ai 400 metri sul livello del mare in 18 di questi 55 comuni. Vorrei anche dare un altro dato sulla popolazione che mostra come in linea con il trend nazionale, in 87 di questi 116 comuni la popolazione però è diminuita, e registriamo che per la prima volta negli ultimi 90 anni in Italia la popolazione residente è diminuita di poco più di 130.000 unità. Sono nati meno bambini, sono morte più persone. E questo, devo dire, a fronte di un flusso migratorio che rispetto agli anni precedenti si è incrementato dell'1%, il che significa non che costituisca in tutto l'1%, ma che era già alto negli anni precedenti, abbiamo un incremento che però è appena inferiore a circa l'1%, mentre, e questo credo che sia un dato sul quale forse sarebbe opportuno incentrare una maggiore riflessione, non certo noi come Istituto di Ricerca Ambientale, ma in generale dobbiamo dire che anche l'emigrazione è cresciuta di quasi l'8%. Ed anche il dato di densità della popolazione rappresenta un indicatore importante ai fini della pressione ambientale. Nella mappa abbiamo evidenziato i tre comuni con valori maggiori, cioè con la maggiore densità per chilometro quadrato di abitante, che sono Napoli, Milano e Torino. Collegato ovviamente a questo aspetto, e il Presidente lo citava prima nella sua presentazione, il tema del consumo di suolo, perché la concentrazione elevata di persone e di attività economiche e produttive genera inevitabilmente una richiesta, una domanda di suolo, e comporta l'infrastrutturazione del territorio e l'urbanizzazione di aree originariamente agricole, naturali o seminaturali. In altre parole, comporta consumare il nostro territorio, consumare il nostro suolo. E i dati che derivano sotto questo aspetto dalla Carta Nazionale, dalla risoluzione relativa agli anni 2012-2015, aggiornata appunto a cura del Sistema Nazionale di Protezione dell'Ambiente, che ha tra le sue funzioni proprio quella di monitorare il consumo di suolo, ebbene, da questo monitoraggio, e l'abbiamo rappresentato nella mappa che vedete, i 116 comuni sono rappresentati con diversi colori in base agli ettari di suolo consumati nel 2015. I comuni con valori più alti di superficie consumata totale sono colorati con un pallino rosso, e sono Torino, Milano e Roma, con valori rispettivamente superiori a 8.000, 10.000 e 31.000 ettari. Ripeto, anche quest'anno, quando io personalmente presento questi dati, noi non diamo alcun tipo di accezione di altro genere che non sia quella della presentazione statistica ambientale del dato agli stessi, non sono critiche nei confronti di nessuno, semplicemente presentazione di dati tecnico-scientifici. La crescita maggiore di suolo consumato nel periodo 2012-2015 invece è avvenuta nei comuni del sud, 5 casi tra i primi 10, dove si concentrano peraltro i valori più bassi di suolo consumato al 2015. In conclusione possiamo dire che sembra emergere la tendenza per cui si continua a consumare quello che possiamo consumare, consumiamo il consumabile. A Roma abbiamo registrato la crescita maggiore in termini assoluti, con 158 ettari di nuove aree artificiali realizzate nel periodo, come dicevo prima, 2012-2015.
ovviamente strettamente collegato al tema del consumo di suolo, il tema del dissesto geologico e idrogeologico. Sappiamo tutti quanto il territorio italiano sia vulnerabile rispetto a questo aspetto, non c'è bisogno che io mi soffermi oltre, quindi passo subito a presentarvi qualche dato. Il 3,3% della superficie dei 116 comuni indagati è da considerare a pericolosità da frana elevata a molto elevata e quindi assoggettato a vincoli di utilizzo del territorio più restrittivi nei piani di assetto idrogeologico. Parliamo di un totale di persone coinvolte superiore alle 170.000 unità. Per quanto riguarda invece gli eventi alluvionali, i dati che abbiamo elaborato contano circa il 16,2% della superficie a pericolosità idraulica media, ovvero inondabile con un tempo di ritorno tra i 100 e i 200 anni, per un totale di popolazione a rischio alluvione stimata in circa 2 milioni di abitanti, pari al 33% della popolazione totale a rischio nel nostro paese. I comuni capoluogo di provincia risiedono per la maggior parte in aree di pianura, spesso in città ricche di arte, di monumenti artistici, di beni culturali, e il dato qui esposto lo conferma in maniera direi evidente. I beni culturali a rischio alluvione negli stessi comuni raggiungono il 41,1% dei beni totali a rischio nel paese. E solo metà degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che pure sono stati finanziati dal Ministero dell'Ambiente, e questo è un altro aspetto da... Sì, avevo dimenticato, scusate, di premere giustamente i colleghi, ma da lontano, ma ero preso dalla presentazione. Dicevo che solo metà degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che pure sono stati finanziati dal Ministero dell'Ambiente, sono stati o risultano conclusi al 2015. E questo credo sia un altro dato sul quale sarebbe opportuno fare una riflessione. Altro tema, il Presidente ha citato prima, richiamato l'importanza, no, del verde pubblico, e oggi abbiamo voluto che fosse presente e intervenisse un rappresentante del Comitato Nazionale, perché riteniamo che siano decisive per la qualità dell'ambiente urbano le infrastrutture verdi, sotto il profilo del benessere proprio dei cittadini, e questo è un dato che ormai condiviso dalla comunità scientifica e anche dalle istituzioni del mondo politico. Anche la Commissione europea ultimamente nei recenti indirizzi si è soffermata in particolare sulle cosiddette infrastrutture verdi e sulle soluzioni basate sulla natura. In linea con le città di altri paesi del sud del Mediterraneo, i dati al 2014 per l'Italia rivelano però una scarsa incidenza di verde pubblico nella maggior parte dei comuni che abbiamo indagato. 8 comuni su 10 di questi 116, in 8 comuni su 10 il verde pubblico non incide per più del 5% sulla superficie totale. Però sappiamo che a rendere verdi e più vivibili le nostre città contribuiscono le aree naturali protette, che sono vere e proprie oasi di biodiversità, un patrimonio immenso del nostro paese, aree protette presenti in quasi 100 dei comuni indagati, con superfici spesso non irrilevanti che compensano i bassi valori di verde pubblico in molte città. Nella mappa che vedete potete notare il prevalere di puntini gialli e verdi ad indicare i comuni con una copertura verde totale maggiore del 10%, data dalla somma delle aree a verde pubblico con le aree naturali protette, questo ovviamente al netto delle sovrapposizioni. Ma la biodiversità non finisce qui. In 88 dei comuni, dei 116 comuni indagati, sono presenti anche siti della rete Natura 2000, per un totale di 300 siti, l'11,6% del totale dei siti presenti in Italia. Siti che spesso tutelano aree boschive, la cui conservazione è minacciata, fra le altre anche dagli incendi, che tuttavia rappresentano un fenomeno che negli ultimi anni, pur essendo non irrilevante, presenta aspetti di contenimento rispetto agli anni precedenti. Il governo però delle infrastrutture verdi richiede strumenti adeguati, capaci non solo di monitorare lo stato e la qualità del patrimonio naturale cittadino, ma anche di indirizzarne gli sviluppi verso maggiori dotazioni e su una governance più inclusiva, più partecipata, attraverso per esempio i piani del verde strategico approvati tuttavia solo in 11 degli oltre 100 comuni che abbiamo indagato e che sono contrassegnati nella mappa con un cerchio nero. È stata solo una
una scelta cromatica e non una scelta, diciamo, che indicava una negatività. Il tema delle acque, i consumi, qualità e balneabilità. Abbiamo già detto, il Presidente lo ha già detto prima, che quest'anno il tema delle acque è stato trattato con particolare attenzione e sforzo da parte del sistema. Vogliamo registrare che oltre ai consumi di acqua per uso domestico e le perdite di rete, che a fronte di una riduzione dei consumi dell'8,4% fanno rilevare tuttavia una situazione delle dispersioni di rete purtroppo ancora critica, con oltre il 35% di dispersione di acqua, a fronte di questi dati, quelli invece sulla depurazione mostrano un grado di copertura territoriale delle reti fognarie pari al 100% solo in meno della metà del campione. Una percentuale di acque reflue depurate superiore al 95% in 81 dei 116 comuni indagati ed una percentuale di acque di scarico conformi ai limiti normativi pari al 100% in 55 comuni di quelli che abbiamo sottoposto ad indagine. Per quanto riguarda lo stato delle acque superficiali, i dati del monitoraggio 2012-2015 evidenziano che per il 41% dei comuni la presenza di corpi idrici in stato ecologico buono e per il 52% dei comuni la presenza di corpi idrici in stato chimico buono. Io vado avanti, però vi chiedo anche un attimo di non commentare adesso i dati in sala, perché sennò a me arriva il ritorno e vediamo se è andato avanti bene. Sì. L'analisi della concentrazione dei pesticidi in 79 capoluoghi mostra per le acque superficiali livelli di concentrazione superiore ai limiti nel 16% dei punti di monitoraggio, circa 18 città, e per le acque sotterranee la contaminazione è risultata superiore ai limiti in circa il 10% dei punti di monitoraggio, 9 i capoluoghi interessati. La presenza di pesticidi è riscontrata in misura più rilevante nelle città del nord del paese, in virtù delle caratteristiche idrogeologiche del territorio e dell'uso intensivo agricolo dello stesso, ma anche perché, o dobbiamo dirlo, le indagini sono generalmente più diffuse e anche efficaci. Per quanto riguarda invece la balneabilità dei tratti di mare, in 9 capoluoghi delle regioni costiere durante la stagione balneare appena conclusa, come vi dicevo prima, i dati del sistema mostrano che risultati idonei in quasi la totalità dei tratti costiere. Mi fa piacere dire che a Venezia, Ancona e Catanzaro tutti i controlli effettuati dal sistema nazionale sono risultati conformi ai limiti di legge. E veniamo a una nota non particolarmente positiva, quella sulla qualità dell'aria, che è tra le maggiori, non la sola purtroppo, criticità ambientale, è sempre all'attenzione dell'opinione pubblica, di politici e cittadini, soprattutto poi in questo periodo dell'anno. Per questo abbiamo cercato di lavorare molto sulla informazione, sulla tempestività dell'informazione. Come ha detto il Presidente, ho richiamato anch'io all'inizio dell'intervento, i dati sono aggiornati al 13 dicembre 2016 e i dati relativi al PM10 registrano in almeno 18 capoluoghi di provincia il superamento del limite giornaliero. Parliamo di città per lo più ubicate nel bacino padano, ma anche Napoli, Terni e Frosinone non sono esenti, non sono immuni da questa situazione. Già nei primi sei mesi del 2016, in due città, Venezia e Padova, sono stati registrati oltre 35 giorni di superamento della soglia dei 50 nanomilligrammi per metro cubo, che è la soglia limite prevista dal legislatore. Nel 2015 è stato inoltre registrato il mancato rispetto del valore limite giornaliero del PM10 in 45 aree urbane delle 95 per le quali sono disponibili i dati, con un numero totale di superamenti e valori medi annuali generalmente superiori a quelli degli ultimi anni, in controtendenza quindi rispetto al trend di medio-lungo periodo che sostanzialmente è stato decrescente. Le situazioni più negative, con il mancato rispetto dei valori limite per il PM10, il PM2,5 e l'NO2, si registrano a Torino e Vercelli, nell'agglomerato di Milano, come vi dicevo nelle città lombardo-venete inserite nel bacino padano, e nel centro-sud purtroppo soprattutto nella città di Frosinone. Inoltre si registra il mancato raggiungimento dell'obiettivo a lungo termine per l'ozono in 80 aree urbane su 89 nel 2015 e in 75 su 88 nel 2016. Veniamo a un altro tema delicato, importante anche per la nostra vita quotidiana, il tema dei trasporti e della mobilità. Evidentemente la qualità dell'ambiente, cioè la qualità anche dell'aria di cui ho parlato prima, è influenzata dalle condizioni di mobilità pubblica e privata dei trasporti. I dati dal 2015 per il parco veicolare mostrano una stabilità rispetto all'anno precedente,
ma rispetto al 2006 rileviamo un incremento del parco di circa l'1,3%. Anche qui dobbiamo fare una distinzione rispetto alle caratteristiche dell'auto. Riferisco questo dato senza nessuna eccezione: la città con maggior numero di auto Euro 0 è Napoli, con il 28,9% dell'intero parco veicolare cittadino. Devo però anche registrare che le auto elettriche nel primo semestre di questo anno sono diminuite, è quasi crollato il mercato, abbiamo un meno 34% rispetto al primo semestre del 2015, mentre le vetture ibride sono aumentate di oltre il 50%. Anche questo credo che è una riflessione, per esempio, sul costo delle auto elettriche, oltre che sulla, come dire, sulla capacità di percorrere chilometri, possa essere una riflessione, possa essere fatta. Per quanto riguarda la mobilità, che deve essere più sostenibile, non è che abbiamo molta altra scelta, nel 2014 abbiamo registrato una lieve ripresa dell'utilizzo del trasporto pubblico locale rispetto al 2013, concentrato soprattutto nei grandi comuni, in particolare a Napoli, Torino, Venezia, Palermo e Bologna, anche se rimaniamo distanti dai valori che avevamo raggiunto nel periodo 2008-2011 e quasi l'8% in meno. A fronte di questo seppur debole incremento nella domanda di trasporto pubblico locale, l'offerta risulta in calo rispetto al 2013, con una flessione dell'1,6% dei cosiddetti posti chilometro. Il car sharing nel 2015 è attivo in 26 capoluoghi, in 24 esiste il car sharing a postazione fissa, in 6 quello a flusso libero gestito da operatori privati, a Torino, Milano, Roma e Firenze sono presenti entrambi i servizi. Abbiamo però dei segnali positivi per il bike sharing, che è raddoppiato nel periodo 2011-2014, ha raddoppiato il numero di biciclette, così come aumentano le postazioni di prelievo e di consegna di oltre il 50%. Un dato, se volete, positivo, ma che poi verrà compensato in negativo da quello che dirò successivamente, riguarda il numero degli incidenti stradali, che nei comuni considerati nel 2015 è diminuito rispetto al 2014 di quasi il 2%, così come è diminuito sempre di quasi il 2% il numero dei feriti. È aumentato però di quasi l'8% il numero dei decessi, soprattutto tra gli utenti deboli della strada, pedoni, ciclisti e motociclisti. Nel 2015 è cresciuta la gravità, quindi, delle conseguenze degli incidenti. I feriti diminuiscono dello 0,37%, mentre aumentano i decessi del 17,52%. Vediamo brevemente il tema delle attività industriali in ambito urbano. Nel nostro paese, per storia, per come si è sviluppato economicamente, industrialmente il paese, gli impianti industriali spesso si trovano a occupare aree periferiche delle città o di confine comunale o provinciale, con un impatto molto forte sull'ecosistema urbano. Nel rapporto ne abbiamo dato conto attraverso il monitoraggio delle installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale di competenza statale, localizzate in ambito urbano e situate sulla terraferma, in quanto si tratta delle industrie con il più alto potenziale di impatto sull'ambiente, e i valori più alti si registrano nelle città di Ravenna e di Venezia. Le installazioni AIA statali situate nelle province italiane sono 140, le province di Livorno e Siracusa ospitano nel loro territorio la più alta concentrazione di insediamenti industriali. La tipologia di struttura più diffusa sia in ambito provinciale che comunale è quella della centrale termica e degli altri impianti di combustione. I dati relativi agli impianti di capoluogo di province italiani, secondo il registro PRTR, sono 576. 84 comuni hanno meno di 10 stabilimenti PRTR, 17 risultano averne più di 10 e tra questi Ravenna con 35 stabilimenti, Milano con 26 e Brescia con 19. Prima di avviarmi alla conclusione, credo che un cenno meritino i campi elettromagnetici e il rumore. L'inquinamento elettromagnetico ed acustico riveste un ruolo decisivo nell'ambito delle problematiche ambientali del territorio. Emerge, nell'anno che abbiamo investigato, che è il 2015, la continua crescita sul territorio nazionale di stazioni radiobase per la telefonia mobile, che nel periodo 2013-2015 sono aumentate di quasi il 10%. Attualmente però sono gli impianti radiotelevisivi a determinare le situazioni di maggiore criticità
in termini di superamento dei limiti imposti dalla normativa vigente. Dal 1999 a luglio 2016 abbiamo registrato 15 superamenti per gli elettrodotti, 151 per gli impianti radiotelevisivi e 39 per la telefonia mobile. La quasi totalità dei superamenti risulta però rientrata nei limiti di legge. La qualità dell'ambiente e della nostra vita risulta però fortemente condizionata anche da livelli elevati di rumore. I dati relativi al 2015 dicono che è ancora insufficiente l'implementazione degli strumenti di pianificazione acustica comunale. Solo 78 città, circa il 67% di quelle indagate, ha approvato il piano di classificazione acustica e solo 15 dei comuni indagati hanno approvato il piano di risanamento acustico. Per quanto riguarda i controlli del rumore nello scorso anno, confermiamo, come per gli anni precedenti, che la quasi totalità dei controlli è avvenuta a seguito di esposto segnalazione dei cittadini e le sorgenti maggiormente controllate sono le attività di servizio commerciali. In circa la metà dei controlli è stato rilevato un superamento dei limiti normativi e le attività di servizio e commerciali risultano tra le sorgenti più critiche. Concludo. I dati che ho esposto sono solo un estratto di una mole enorme di informazioni e di approfondimenti tematici che sono presenti nel 12° rapporto del Sistema Nazionale della Protezione Ambientale sulla qualità dell'ambiente urbano, che ovviamente potrete consultare e scaricare interamente dal nostro sito. Un altro però prodotto che quest'anno abbiamo voluto in qualche modo introdurre e migliorare e che il Presidente ha citato nella presentazione è rappresentato dal Focus, un prodotto di approfondimento tecnico-scientifico che ogni anno, come sapete, si concentra su un tema diverso e quest'anno abbiamo voluto in qualche modo mettere in relazione l'inquinamento nelle aree atmosferico nelle aree urbane e gli effetti sulla salute. Ed affronta un tema che, come si intuisce dal titolo, è decisivo, è da un po' di anni che lo stiamo indagando, quindi chi mi succederà, chi parlerà dopo di me, approfondirà i contenuti di questo focus. Volevo anche sottolineare con qualche soddisfazione ora lo faccio. Tre persone. Sono accerchiato da... Un'ultima novità che con qualche soddisfazione volevo comunicare e che adesso potete vedere anche nel monitor è che al lato della sala è che il sistema ha avviato la pubblicazione dei dati sulla qualità dell'ambiente urbano in formato LOD, Linked Open Data, un approccio tecnologico e metodologico innovativo che consente di collegare tra loro gli open data presenti nella banca dati delle aree urbane e renderli quindi parte di un unico spazio informativo globale e condiviso. Questa è una scelta che abbiamo con i colleghi maturato in quest'ultimo periodo di tempo proprio per migliorare e implementare la comunicazione dei dati e renderli accessibili nel maggiore e nel miglior modo possibile ai cittadini e a tutti quanti ne fossero interessati. Voglio concludere con un ringraziamento, intanto perché, come diceva il Presidente, anche nel corso di questi anni le mie presentazioni si sono ridotte dal punto di vista temporale. Come qualcuno che ci segue affettuosamente ricorderà, quando ho iniziato a presentare questi rapporti erano meno di 30-40 slide a presentazione. Adesso invece abbiamo fatto veramente un lavoro, uno sforzo con i colleghi enorme per renderli anche più diversi da quelli che avevamo trovato, almeno quando io ho iniziato questa mia esperienza come direttore, una diversità che non è solo in termini di contenuti, ovviamente di progresso tecnologico, di dati ancora più approfonditi e anche quantitativamente superiori, ma abbiamo proprio voluto cambiare radicalmente i nostri prodotti. Perciò ai colleghi va il mio ringraziamento anche non solo per lo sforzo tecnico. Il Presidente ha già menzionato i colleghi del servizio che se ne occupano, non cito quasi mai le persone, però voglio anch'io associarmi al ringraziamento a Silvia Brini per aver supportato e anche sopportato, perché negli ultimi giorni vi posso assicurare che li ho stressati moltissimo per arrivare a un prodotto che adesso, a mio modesto giudizio, è un prodotto
in linea anche con le aspettative del Paese. Se posso permettermi una battuta finale rispetto a quando ho iniziato la mia esperienza, diciamo, da direttore, abbiamo iniziato con prodotti che erano dell'istituto, dell'AMPA, in qualche caso intervenivano anche gli altri due enti, intervenivano poi in maniera un po' diffusa ma non costante e coerente le agenzie. Ebbene, in 6 anni da questi prodotti siamo passati ad un prodotto di sistema, ed è questo il punto non tanto di arrivo quanto di partenza per nuove sfide che ci devono riguardare. Grazie quindi ai colleghi del sistema nazionale tutti quanti, ai colleghi delle amministrazioni locali e regionali che hanno contribuito alla realizzazione di questo prodotto, un ringraziamento particolare ai colleghi del Ministero dell'Ambiente per l'ospitalità ormai consueta. Abbiamo fatto di questo auditorium il luogo istituzionale di presentazione dei nostri prodotti, e questo anche conferisce diciamo un senso anche di identità che secondo me è assolutamente importante. I colleghi dell'ISPRA li ringrazio tutti, il servizio comunicazione, stampa e informazione, e tutti gli altri colleghi delle varie strutture che hanno collaborato alla realizzazione di questo prodotto. Bene, grazie ancora e buon proseguimento. Grazie.